Noi proseguiamo la nostra avventura e andiamo alla ricerca di una salamandra adulta. Eccola qua, ragazzi. Una salamandra bagnata è una salamandra felice. La salamandra pezzata adulta ha dei colori veramente particolari. Ha uno sfondo nero e delle macchie di un giallo intenso. Come si chiamano questi colori? Questi colori si chiamano colori aposemantici. Vogliono dire: sono pericolosa, non avvicinarti, non sono buona da mangiare. Perché ha questi colori la salamandra pezzata adulta? Perché ha delle tossine lungo tutta la pelle, urticanti, tossine che se ingerite farebbero gonfiare le mucose del nostro corpo, della bocca e della gola, anche di parecchio. Ragazzi, vi voglio ricordare che i guanti li sto tenendo, uno per non rovinare la pelle del nostro anfibio, ma due perché potrei portare le tossine, toccandomi poi la faccia, nella mia bocca. Ma attenzione ragazzi, lo farò adesso. 3, 2, 1... Wow. Sento già un pizzicore, ragazzi, sono parecchio urticanti come tossine. Ragazzi, un consiglio spassionato: non leccate mai una salamandra e non toccatela con le mani se non attraverso dei guanti.